l'obiettivo di questa giornata è quello di rendere consapevoli i cittadini, ma anche le imprese del territorio, di questa scelta particolarmente importante per noi della Banca di Credito Cooperativo del Valle. E è per noi, ripeto, un momento estremamente significativo perché il territorio si trovava particolarmente in una condizione di scarsa presenza degli istituti bancari, soprattutto presenza nei confronti della popolazione, delle persone a cui l'amministrazione tiene particolarmente. La Banca di Credito Cooperativo, la Banca del Val d'Arno, ormai nota così, che è una banca del territorio, una banca che lavora su criteri diversi, è una banca che conosce gli artigiani, conosce gli imprenditori, conosce le persone che hanno un'attività di industria nel territorio, ma conosce anche i caratteri della popolazione, essendo una banca locale, ecco, che ha deciso appunto di supportare il territorio di Pian di Scopo, quindi è tutta la zona circostante, di un punto di riferimento per quanto riguarda le attività bancarie, attivando uno sportello multimediale avanzato qui a Pian di Scopo, nella sede che attualmente appunto è dotata di un ordinario bancomat, e servizi che meglio vi specificheranno di consulenza ai cittadini. L'idea del Consiglio di Amministrazione, appena sollecitati anche dall'amministrazione comunale di Castelfranco Pian di Scopo, è stata quella proprio di andare verso l'attualizzazione di quelli che sono i nostri statuti, di quello che c'è scritto nei nostri statuti. Ricordiamo sempre che la nostra banca ha più di 100 anni di storia, nasce in un contesto e ha nei suoi statuti proprio questo, la centralità della persona, la relazione personale, la mutualità fra i soci e la mutualità e l'attenzione alla comunità. Per cui attraverso il denaro questo. Noi da anni ormai serviamo piccole imprese, famiglie, istituzioni, associazioni e per cui abbiamo fatto, anche se ci costa ovviamente e ha dei costi che magari sono anche superiori al resto del sistema bancario, abbiamo fatto della relazione con la persona il nostro fiore all'occhiello, la nostra sottolineatura. In questo si colloca l'esperienza del credito cooperativo a livello nazionale. Vi do un dato. Noi abbiamo a livello di credito cooperativo nazionale, noi apparteniamo alla grande famiglia del credito cooperativo con oltre 130 banche, noi siamo presenti su circa 2.000 comuni in tutto il territorio nazionale e 600 di questi comuni non hanno sportelli bancari, siamo l'unica presenza bancaria. Ecco, questo dato che cosa mi dice? Mi dice perché noi abbiamo a questo punto deciso, molto volentieri, di dare corso a quello che c'è scritto nei nostri statuti, proprio concretizzarlo, l'attenzione alla persona, l'attenzione a fornire un servizio, specialmente le persone che magari hanno più difficoltà nella relazione con certe situazioni e con certe istituzioni. E allora ecco la banca di comunità, la banca di vicinato, che cosa fa? Eravamo già presenti con uno sportello ATM, un bancomat, passatemi il termine, semplice, solo per prelievi. Adesso facciamo una restyling dei 50-60 metri quadri che abbiamo, creeremo un vero e proprio luogo fisico dove poter incontrare per consulenze eventualmente le persone che ne avessero bisogno e dove apporre proprio un bancomat 24 ore su 24 di ultima generazione, cioè di quelli che fanno tutto. Tutto questo si lega proprio allo spirito e ai principi della nostra banca. Interventi che andremo a fare nel nostro negozio finanziario già presente qui nel capoluogo di Pian di Scopo, che si sostanzieranno sostanzialmente nella installazione di un bancomat di ultima generazione. Questo è un intervento particolarmente importante perché in sostanza il bancomat consente di svolgere tutte le principali operazioni bancarie in autonomia e in sicurezza. L'altro intervento sarà appunto rendere i locali ancora da un lato più accoglienti che abbiamo, ma anche più idonei appunto alle esigenze della clientela, quindi per, come dicevo, usufruire in totale sicurezza dei servizi che il Bancomat eroga, ma anche di creare spazi per poter svolgere
consulenza alle famiglie, alle imprese, laddove, come auspichiamo, del resto pensiamo se ne ravvisi l'esigenza. Mi piace sottolineare il fatto che, proprio legandomi a quello che diceva il Presidente riguardo alla nostra missione di banca, riguardo alla nostra scelta molto concreta del fare banca diversa, oggettivamente, da quella degli altri gruppi bancari, che recentemente noi abbiamo anche fatto degli interventi di ristrutturazione importanti nelle altre due filiali che abbiamo nel comune di Castelfranco Piana di Sco, Faella e Castelfranco, dove appunto anche in queste filiali abbiamo favorito con la ristrutturazione dei locali, inserimento anche in quel caso di bancomat o casse self evolute, la possibilità di migliorare il servizio per l'utenza, che ovviamente cambia nel tempo le esigenze che ha. Quindi con questo intervento poi noi auspichiamo di poter vincere un po' la nostra sfida, contando ovviamente sulla risposta da parte del territorio, ma siamo convinti che ci siano tutti i presupposti proprio per quello che anche il sindaco in apertura molto chiaramente spiegava. Noi ci tenevamo particolarmente come amministrazione a organizzare un momento per spiegare appunto che cosa farà la Banca del Valdarno per il paese di Piana di Sco, e per ringraziare, perché con questo sono tre punti a tutti gli effetti attivi nel nostro comune che garantiscono una pienezza del servizio in tutte e tre le grandi frazioni. A questo si aggiunge appunto, come ha spiegato il direttore prima, anche il restyling nelle altre filiali, quindi ci tenevamo particolarmente a ringraziare per l'attenzione che stanno ponendo verso il nostro comune, cosa non dimostrata insomma anche da altri istituti. Quindi la vicinanza al territorio della Banca del Valdarno è molto, molto importante, e di questo noi ne siamo particolarmente grati. Siamo ovviamente, la Banca del Valdarno ha riattivato questo punto che il centro di Piana di Sco in particolar modo risultava essere necessario anche per le persone anziane o comunque per le attività che comunque sono presenti e ritornano anche ad essere riaperte nel nostro paese. Quindi ovviamente ringraziamo il Presidente e anche il Direttore per la disponibilità dimostrata.